Bentornati. Cosa abbiamo qui davanti? Un libro che si intitola Romanzo d'estate. In realtà non è così estivo come la copertina fa presagire. Il titolo originale è Beach Read, però non è così estivo, davvero, fidatevi. Comunque, è un bel romanzo rosa. Io l'ho letto l'ultima settimana di settembre, sono andata con una mia collega, avevamo qualche giorno e ce lo siamo regalato. Siamo andate a Riccione, proprio molto easy, vicino, raggiungibile col treno, proprio tranquille. Cibo, dormite per rilassarci, piscinetta, mare. Facevamo un freddo in spiaggia che non ve lo faccio neanche immaginare, c'era un'aria. Lei stava al sole a rosolarsi, è bronzatissima, io sono pallida come pochi, quindi lì all'ombra, mezzo sole, aria, ero praticamente vestita. Però è stato molto rilassante, molto piacevole e soprattutto ho letto due libri e uno di questi è Romanzo d'estate. È una storia molto carina, molto romantica, è una bellissima storia. È la storia di un'autrice. Di romanzi rosa, che eredita una casa. Il padre muore improvvisamente e lei eredita questa casa di cui la famiglia non sapeva nulla, in un altro stato, sulla riva di un lago, dove loro di solito andavano a fare vela e soprattutto dove lui ha trascorso la sua giovinezza, la sua città di origine. E lei si ritrova senza ispirazione, con un libro da dover consegnare per non finire, diciamo, nel dimenticatoio come autrice e soprattutto sul lastrico come persona, e decide di prendere questa occasione per svuotare questa casa e sbarazzarsi di questo passato che pian piano viene fuori come un passato che non di una persona che lei non conosce e deve rimettere insieme i pezzi, ovviamente, sia quelli del padre, sia quelli della sua famiglia, in quanto queste scoperte mettono in crisi anche quella che è la sua visione della sua famiglia, del rapporto dei suoi genitori, tra i suoi genitori, del loro rapporto a tre, di alcuni momenti che per lei sono stati bellissimi e che in realtà probabilmente nascondevano altro. Quindi mette in discussione oltre al presente, alla sua capacità di scrivere, al futuro, quello che ne sarà di lei e quello che la mette in crisi soprattutto è questo passato che sembra una farsa. In realtà, quello che ognuno di noi vive, quello che è stato un preciso momento, alla fine è la nostra verità, perché in ogni situazione, in ogni discussione, in ogni avvenimento ci sono talmente tanti punti di vista per cui a prescindere dai fatti, ognuno ha la sua verità, ognuno si porta dentro delle sensazioni, si porta dentro un vissuto che è completamente diverso rispetto a quello degli altri. E questo pian piano poi lei lo realizza, emerge, soprattutto le cose si risistemano, seppur in modo doloroso, però c'è un percorso per cui le cose si risistemano. Ma a parte tutto questo dramma familiare, abbiamo anche una casetta accanto, un altro chalet sulla spiaggia, dove c'è questo vicino con cui lei discute già la prima sera e che poi si rivelerà essere una persona che lei conosce. E uno scrittore, un ragazzo che aveva fatto con lei dei corsi al college e con cui era sempre stata in competizione. Da qui nasce una sfida. Lui dovrà scrivere un romanzo rosa, lei dovrà scrivere un romanzo più simile a quelli che scrive lui, quindi romanzi un pochino più cupi, molto introspettivi, dove il lato più nero dell'animo umano viene fuori. Lui, tra l'altro, sta facendo delle ricerche in quel momento su una setta, quindi lei lo accompagna in questo percorso, anch'esso molto doloroso. Anche lui ha una storia dietro di un certo tipo, ma soprattutto lui è di lì, verrà fuori e quindi lui lì in realtà ha una famiglia, dei legami, ha delle persone che entreranno a far parte nella vita di lei e poi si scoprirà essere
in realtà una famiglia allargata di cui lui fa già parte. È un romanzo molto bello, molto piacevole, estremamente commovente in alcuni punti. C'è una bellissima storia d'amore, un po' per certi versi difficoltosa perché entrambi hanno tanto carico sulle spalle, però al contempo estremamente naturale nel suo sviluppo. È molto bello, molto piacevole, non necessariamente da spiaggia, anche perché la spiaggia è quella di un lago in Nord America, quindi posso lasciarvi immaginare, non è proprio una spiaggia come quelle italiane con gli ombrelloni e i lettini. Quindi è veramente godibile e bello nel suo genere, ecco, mi è molto piaciuto, mi ha proprio intrattenuta, mi ha fatto emozionare, mi ha fatto versare qualche lacrimuccia. Ci sono un sacco di tematiche molto importanti, quelle della famiglia, quello del fatto che i genitori comunque sono delle persone, oltre che dei genitori, sono una coppia, sono... Ci sono tanti piani di lettura, ecco, ci sono tanti strati che si sovrappongono per arrivare comunque a un bel finale, perché dopo tanto tribolare e soprattutto dopo un lavoro di stesura di questi libri che diventa super appassionante per i due, alla fine questo libro ci regala un bel lieto fine, non stucchevole, non scontato, prevedibile, ma comunque un bel lieto fine, molto bello. Quindi ve lo consiglio, piacevolissimo. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo libro, che sarà sempre un bel romanzo rosa, un pochino diverso, ma comunque sempre su quel filone. E poi torneremo a un vecchio amore successivamente, quindi state pronti.